Questo è un volume di cui consiglio la lettura, anche perché qualora uno lo richiedesse viene concesso gratuitamente dall'ambasciata del Venezuela, cioè della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Tra l'altro voglio ricordare appunto che l'offesa che è stata fatta qui è un'offesa che ha delle connotazioni molto chiare, può anche darsi che sia stata portata dai soliti scimmioni che conosciamo, ma noi sappiamo che i gruppi sociali coordinati da lor signori, perché sappiamo perfettamente che i centri sociali esistono in quanto esiste un mercato della droga, esiste la possibilità di utilizzare questa gente. No, contro... bisogna dire che la droga la commerciano quelli tipo Soros, sì. tipo i signori Sassoon. Certo, la danno a questi. Ricordiamoci le due guerre cinesi, sì. Quella dei boxer e l'altra dell'oppio, quindi ricordiamoci anche quello. Insomma. Accidenti, mi chiedi. La guerra dell'oppio la vuoi dimenticare? Dove ha potuto rifulgere l'eroismo degli inglesi, quindi più negozioso. Te lo raccomando. Te le raccomando. Ricordo certi documenti, documentari di Luigi Barzini Senior, che andava in Cina a guardare lì e vedeva tutte queste fumerie di oppio, tutta sta gente rincoglionita. Io non so se te ne ho parlato mai, da ragazzo c'era un mio amico che era un nobile plurititolato, famiglia di armati, di gente che faceva la guerra per professione. Uomini d'arme. Esatto, uomini d'arme. E uno dei suoi parenti nel 1880 era in quella missione militare della Marina Italiana, sì. a Canton. E lui aveva, da ragazzino ci avrò avuto 14-15 anni, no, aveva montagne di fotografie di cadaveri, di montagne di cadaveri, sì. Cioè in una foto vedevi centinaia di morti accatastati, sì. gli uni sugli altri, sì, sì, una cosa mai più vista in vita mia, in nessun'altra strage. Capita spesso, ricordiamocelo bene. Allora, riprendiamo questo discorso, ripeto, simbolicamente l'offesa che è stata portata qui a Simón Bolívar è un'offesa che, metti pure che sia stata fatta dalle solite scimmie dei centri sociali, è un'offesa che ricalca l'offesa che il potere economico finanziario dell'America del Nord ha portato all'America del Sud, perché è vero che Simón Bolívar ha liberato l'America del Sud dall'imperialismo europeo, diciamolo così, ma è altrettanto vero che poi è caduta sotto l'imperialismo statunitense americano, che è la corruzione dell'imperialismo europeo. Esatto. No, di certa gente. Allora, ritorniamo qui. La fede impegnata per la libertà darà impulso e accompagnerà Bolívar per tutti gli andirivieni nell'epopea della liberazione americana. Prosegue? Sì, vai tranquillo. Riguardo alla visita a Roma e l'escursione al Monte Sacro, il luogo noi dove ci troviamo noi qui? No, non a caso sacro, sacro, sì. Perché qui sono avvenuti avvenimenti eccezionali, unici al mondo. Per noi questa è la montagna sacra, non a caso questa mattina ho mandato in giro un messaggio di invito alle persone a venire qui. La montagna sacra di Jodorowsky, esattamente, ricordiamo, ascesa al Monte Sacro. E ricordiamoci il simbolismo di Jodorowsky. Di Jodorowsky, quel bellissimo film che poi finisce con una grande emissione di sperma, che per dire quello è eccezionale. Una copula eccezionale. Allora, riguardo alla visita a Roma e l'escursione al Monte Sacro, va aggiunto che se Bolívar e Rodriguez avessero voluto utilizzare una guida appropriata, avrebbero potuto scegliere tra le molte che all'epoca circolavano a Roma, in francese e italiano, come le cinque che abbiamo menzionato nel capitolo precedente. Il Monte Sacro, come abbiamo detto, si trova sulla riva destra del fiume Amiene ed è un piccolo colle di 37 metri di altezza, chiamato per questo Mammellone, dallo stesso Don Simón Rodríguez. Situati nel non grande spazio della cima, Bolívar e Rodríguez sentivano sotto i piedi la stessa terra che calpestarono Sicinio, Duilio, i plebei ribelli e il grande Menenio Agrippa, di cui ne vedevano il sepolcro monumentale sulle falde della collina. Ed è curioso, è di là. Eh sì.
Ed è curioso notare come persino la eco suggestiva della parola giuramento vagasse fin dall'antichità classica sulla collina della Neve. Non solo perché il giuramento dell'arruolamento militare prestato dinanzi ai consoli vincolava i soldati che, per non spezzarlo, istigati da Sicinio, dopo aver abbandonato gli stessi consoli invece di ucciderli, si ribellarono ritirandosi con le insegne su questo collo che poi si chiamò Monte Sacro, quindi reso sacro dal giuramento militare. Ma anche perché in quella prima ribellione della plebe venne giurata proprio in quel luogo la celebre Lex Sacrata sull'inviolabilità dei tribuni della plebe, legge esercitata in virtù e sulla inviolabilità temporanea dei beni e dei parenti dei militari che andavano in guerra e non potevano coltivare e non potevano avere un reddito. Importantissimo. Motivo per cui la nobiltà, mentre da una parte la plebe faceva la guerra per conto della nobiltà, la nobiltà si appropriava di quel poco di beni che erano di proprietà della plebe. Che era una nobiltà ben poco nobile, diciamolo. No, assolutamente no. Ma più o meno quello che succede oggi, perché oggi le banche strozzano il cittadino e i loro signori si appropriano delle case del cittadino strozzato. L'ex senso di inviolabilità dei tribuni della plebe è legge esercitata in virtù di un giuramento. E il verbo giurare verrà utilizzato con frequenza dallo stesso Bolivar nei suoi scritti, cominciando dal giuramento del Monte Sacro, dove lo utilizza 5 volte. Fu in questo modo che a Roma, il 15 agosto 1805, prese forma la Stella della Libertà d'America. In un'esplosione sublime e densa di promesse tornarono a risuonare sul Monte Sacro parole cariche di ribellione proprio mentre il sole lasciava la città eterna per andare a illuminare le terre del nuovo mondo. Dal Monte Sacro scesero le fiaccole dell'epopea americana e da allora la collina del fiume Niene non sarà più sacra soltanto per la storia di Roma, ma lo sarà anche per la storia dell'indipendenza americana. Il Monte Sacro entrava appieno nei nostri fasti gloriosi, come il nome di Venezia era entrato nella denominazione di Venezuela e quello di Amerigo Vespucci in quella del nuovo continente. Il Monte Sacro diventava ormai il colle della libertà. Ecco perché siamo venuti qua. Il giuramento di Bolivar ebbe risonanza a Roma, ma gli spagnoli che risiedevano nella città e probabilmente lo stesso ambasciatore di Spagna non gli dettero l'importanza che meritava. Parlo dell'ambasciatore spagnolo perché fu egli in seguito a condurre Bolivar all'udienza con il Papa Pio VII. Bolivar, ricordiamo chi era Papa Pio VII? Vabbè, anche lui era un nobile, diciamo così, nobile di casta e nobile usuraio. E già tutti e due assieme, ma d'altronde è una caratteristica fondamentale. Certo. Proprio in un libro che l'editore Rizzoli sta regalando al Serie il Corriere della Sera, che è molto interessante, un libro di Montanelli, che lo regalano. E l'Italia della Repubblica, che io ho regalato anche a lui, perché è regalato, se lo trovate è molto interessante, perché è della storia d'Italia di Indro Montanelli. Quello che sta in pubblicità adesso in televisione, che dice lui, il vecchio aforisma un po' rimaneggiato, chi non conosce il paese, che conosce il proprio passato, non può vivere il presente e non programmare il futuro. È quello di Cicerone, certo. E non conoscere il proprio passato è come essere sempre bambini, e qui certo. Ci sono bambini scemi però, ridotti scemi dalle vaccinazioni, questa è un'altra cosa. Oh, dicevo... lì c'è fatta una presa di posizione di Pio XII eccezionale. Invito gli amici a prendere questo libro, cioè se c'è ancora in edicola lo regalano assieme all'acquisto di un numero di Corriere della Sera, dove ci sono delle dichiarazioni di Pio XII e in un contesto al quale anche io ho partecipato. Bisogna che anche i amici lo sappiano, perché se noi parliamo di cose e di avvenimenti, questi avvenimenti dice c'è qualcuno che li può documentare. All'epoca io ero un boy scout e mi trovavo in quella famosa piazza San Pietro dove Pio XII promulgò certe cose e noi cantavamo la canzone Vergine Maria. No. E contavamo la canzone chiaramente guelfa dell'Azione Cattolica che finiva così:
al tuo cenno, alla tua voce, un esercito all'altare, che era, non era equivoca. Sì. Io me la ricordo molto bene perché l'ho cantata in quel contesto, capito? Quindi vi consiglio di sentire quello che ha detto, di leggere le dichiarazioni di Pio XII, papa di fronte al quale mi faccio tanto di cappello, perché era veramente un papa coi coglioni, vero, e non questi cialtroni di oggi. Ma comunque... questo ricordiamolo sempre, che il signor Francesco I non è Francesco il poverello d'Assisi, ma è Francesco Saverio, sì. Ed è rappresentazione di un un'altra principio, razza. È un'altra razza proprio. Esattamente. Ricordiamoci sempre che il signor Francesco I, nel contesto attuale in cui esiste ancora ed è in vita il Benedetto XVI, lui è la rappresentazione precisa e univoca dell'antipapa. Non solo, ma dell'usurpazione gesuitica del papato. Che oltre più, di più, oltre. Di tutto e di più. Il giuramento di Bolivar ebbe risonanza a Roma, ma gli spagnoli che risiedevano a Città Papa Pio VII. Bolivar visitò Napoli e andò poi a Parigi in compagnia di Rodriguez, senza ripassare per Madrid, e si imbarcò ad Amburgo e nel 1807 tornò in Venezuela passando per gli Stati Uniti. Veniva preoccupato, afferma O'Leary, per il pensiero che così ardentemente accarezzava e con l'anima piena d'odio, risoluto e mortale nei confronti di tutto ciò che fosse spagnolo. E beh, aveva anche ragione. Vabbè, qui noi stiamo ricordiamo che quelli erano anni effervescenti, sì. Che era il seguito della rivoluzione francese e della rivoluzione napoleonica. Certo. Noi, tant'è vero che Bolivar avrebbe molti contatti con ambienti napoleonici per tante ragioni, e anche per l'acquisto e di la cessione, eccetera. Certo. No, anche di territorio. A tempo dovuto, per una serie di circostanze ed eventi che rispondevano, si direbbe, ad una spinta del destino, Bolivar, irremovibile nel proprio impegno, arriverà a dirigere la grandiosa lotta d'emancipazione del Sud America, guidato portentosamente dall'esplosione del suo genio, dalla sua vocazione eroica e dal sublime anelito di apostolo della gloria e della libertà. E questo, se mi permetti, è un nome che vi fa girare il nome di Giuseppe Mazzini, su cui abbiamo ampiamente detto in precedenza, e fu anche lui chiamato apostolo della redenzione e della libertà. E con questo chiudiamo questa nostra manifestazione. Bene, sempre so long. Laudetur Priapus. Bravo. Questa è andata? Sì, perfetto. Bellissimo.